Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Su Facebook sono i più insopportabili, pubblicano contenuti offensivi o decine di selfie, esprimono la loro opinione su ogni argomento, ci coinvolgono nella loro quotidianità. Post dopo post. Per salvarci dalla loro irritante presenza basterebbe un semplice click e sarebbero eliminati dagli amici. Eppure fatichiamo a schiacciare quel tasto e a eliminarli per sempre dalla nostra vita social. Tanto che alla fine ci rinunciamo e decidiamo di reggerli a oltranza, pure se ne faremmo volentieri a meno, pure se ci infastidiscono. Il motivo? Secondo uno studio, per evitare di subire ripercussioni offline, quindi nella vita reale. A lei è mai capitato di tenere nella sua lista amici persone delle quali farebbe volentieri a meno solo per non dover dare poi giustificazioni? No, onestamente no, anche perché la mia cerchia di amici è molto ristretta, quindi c'è la selezione all'ingresso. No. Come mai? Non mi faccio problemi se ho nella lista amici di Facebook qualcuno che non mi interessa avere, cioè lo elimino e basta. Anzi, in realtà non uso neanche tanto Facebook, quindi se c'è qualcuno che non mi piace quello che scrive, quello che pubblica, quello che dice, non ci faccio neanche tanto caso. Sì, mi è successo un paio di volte con degli amici che poi ho rotto in passato, diciamo. E nel senso, sono cose brutte da fare, però se, cioè nel senso, è giusto da un certo punto di vista, perché se poi quelle persone, non so, magari non sono simpatiche o hanno fatto qualcosa che mi ha dato fastidio, dopo averci parlato poi ho chiuso, nel senso ho fatto quello che dovevo fare. Solitamente quale criterio adotta per scegliere chi includere nella sua lista di amici? Vado molto a pelle, e quindi vabbè, c'è questa selezione all'ingresso che contempla il modo di porsi nella vita privata, se ho la possibilità di conoscerli, oppure secondo me le persone si possono conoscere anche come si pongono sui social, si può scoprire se mentono oppure no, almeno io sino ad ora ci sono riuscita. Innanzitutto a volte guardo anche le informazioni sul profilo o i link che pubblica o le cose a cui è interessato, cioè le cose che pubblica generalmente, e poi lo faccio, nel senso se la persona mi dice che è simpatica, se mi dice qualcosa lo faccio, se no. Chi conosco e chi voglio nel mio Facebook. Le capita più di effettuare richieste di amicizia o di riceverne? Penso che sono circa a metà, nel senso che le ricevo ma le faccio anche. Di riceverne. Sono un po' selvatica e non faccio mai il primo salto, diciamo così. Di riceverne. Perché tendo a sviluppare l'amicizia all'esterno dei social network, cioè non sono uno che chiede se c'è su Facebook, ma preferisco un numero di telefono per poi vederci magari nel vero, cioè non sono uno da chat, diciamo. C'è una categoria che è assolutamente indigesta alla sua lista amici, magari colleghi di lavoro? No, sinceramente non ho questo tipo di problema, per fortuna. Anche i parenti vanno bene, quindi? Personalmente parlando, i parenti, nel senso, non sono uno di quelli che ha tanti. Ho parenti su Facebook, ma non ce li ho come amici, perché ho paura che magari vedano qualcosa, che poi dicono, parlano. Problemi di questo genere ne ho già avuti, quindi onde evitare. Categoria no, diciamo semplicemente quelli negativi e che pubblicano solo roba inutile.